L'epilogo di un gioco che è stato a volte mi ha fatto quasi tiltare. Però è stato un gioco che, soprattutto dal punto di vista delle meccaniche, è stato bilanciatissimo. Sembra ci si muova. È stato fatto bene, non è venuto a mancare in nessuna parte. Naughty Dog non fa mai le cose per Dovrebbe caso. essere tutta dritta. Perfetto. E qua ormai serve Non più a male, poco. vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Fino a che praticamente Joe non si è fatto male. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso. No, non voleva Era in gamba. lasciare Ellie. Starle dentro. E Che voi dirò la due verità, prima diventate voleva, fino a incontrare Tommy. Giuda, tu saresti Poi giusta. dopo doveva. E Sì. poi quando ha scoperto cosa succedeva, cosa stava per succedere, quando Ellie gli ha detto guarda che non mi voglio separare da te. E poi ha saputo che probabilmente lei, anzi sicuramente, non sarebbe sopravvissuta. Allora, devo farlo, devo rimanere con lei, e voglio anche a questo punto. Però, questo è solo Siamo qui. l'inizio di una grande cosa. Perché lascia sicuramente qualcosa a questo gioco per una possibile parte 2, che infatti andremo a giocare presto dopo Left Behind, e anche la parte 2, quando la giocai al tempo, ricordo veramente poco, però so che anche la parte 2 lascerà qualcosa per una parte 3, che probabilmente The Last of Us sarà una trilogia, non lo so, siamo qua nel 2022, a Aspetta. fare delle ipotesi, però non si sa mai dove si andrà a cascare. Sento gente che parla di GTA 6 da anni, senza poi arrivare a niente, quindi sono solo supposizioni, però entrambi i giochi, questo ve lo posso confermare in diretta, l'altro sono solo ricordi che comunque andremo a rivivere presto, lasciano più di qualcosa in sospeso. Non sapevamo cosa fare. E allora. Lei ha detto. Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. La sua amica, Credo potessi. quella che conosceremo in Left Behind. Nessuna colpa. Ho No, non hai capito. dovuto lottare a lungo per sopravvivere. Non... Qualunque cosa accada, continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però. Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Male, male. Fai bene a non crederci. Titoli di coda, ragazzi. The Last of Us 1 è finito. Trofeo guadagnato a qualsiasi costo. Il remake per PS5 se ne va qui. Ci sarà ovviamente Left Behind ancora, quindi non è ancora momento di disinstallare questo gioco, rito che facciamo ogni volta che finiamo qualcosa. E mi tocca ringraziarvi, mi tocca, ve lo devo, tutti quelli che sono stati presenti in questa avventura che è iniziata nel lontano settembre 2022. Siamo ormai a dicembre, parlo ai posteri. E ragazzi, è un gioco che parte con tante cose, tanta violenza, molto ambiguo, ma poi,
finisce che i buoni vincono sempre. E a tutte le persone che hanno partecipato alle live, che hanno partecipato attivamente su e anche passivamente su YouTube, magari solo aprendo il video 5 secondi e chiudendolo, se per caso state guardando anche questo punto della storia, devo ringraziarvi. Un grazie anche a voi, perché comunque tutto quello che state vedendo su questo canale, insieme a GTA, insieme a FIFA, insieme a tante cose, è frutto di tanto lavoro, di tante cose che potrei fare nella mia vita quotidiana, oltre che lavorare ovviamente. E invece mi dedico a voi, progetto del canale che è partito ormai 5 anni e mezzo fa, e non intendo mollare per niente, perché adesso della sua fase andrà avanti ancora insieme, possiamo saltare. Ragazzi, grazie di tutto, noi ci vediamo per Left Behind, che sarà altre più o meno 3 ore di gameplay. Da quel che so sono più o meno 6 capitoli, se non ricordo male, e saranno molto belli anche quelli, per poi passare ovviamente a The Last of Us parte 2. Sarà anche molto più lungo. Grazie ragazzi, date tutto, un bacione. Ci vediamo per il DLC.